Il ruolo della famiglia nella società contemporanea e i valori non negoziabili. È il titolo del convegno in programma a Padula venerdì 16 giugno, con inizio alle ore 18 nella sala consiliare ex cinema Orchidea. Ad organizzare l'evento l'Unione Giuristi Cattolici Italiani, sezione di Sala Consilina, e il Circolo Sociale Carlo Alberto 1886 con il sostegno della Banca Montepruno. Quali sono i valori non negoziabili? Tema dell'incontro che ci sarà venerdì a Padula. Sono i valori sanciti dall'articolo 29 della Costituzione, che pone al centro dell'organizzazione sociale la famiglia intesa come un nucleo derivante da un matrimonio naturale che fra diciamo una donna e un uomo. Ora, a questo valore sancito fino in maniera inderogabile fino all'anno scorso si aggiunge adesso il valore della legge sulle unioni civili, che fa riferimento invece all'articolo 2 e 3 della Costituzione, che sancisce che ogni forma sociale deve essere riconosciuta. Ora, il valore della famiglia è un valore negoziabile, il valore della creazione o procreazione dei figli da parte di una coppia eterosessuale è un valore oggi non negoziabile. Questi sono i principi su cui discuteremo. Parleremo con il Presidente del Tribunale di questo argomento, il quale è chiamato in materia di famiglia a decidere molte volte su questi temi. Parleremo col Vescovo, perché il problema della famiglia, oltre a essere riconosciuto come diritto fondamentale, come valore fondamentale della nostra Costituzione, è da sempre riconosciuto come principio e nucleo fondante della società. Non dimentichiamo che tutto il cristianesimo è fondato sulla famiglia di Nazareth. Allora, la famiglia oggi è ancora un valore non negoziabile, nel momento in cui l'individualismo è molto più accentuato nella nostra società. Oggi si può far meno della famiglia intesa come padre, madre, madre, nonni e figli, specialmente quando c'è una grande crisi economica che oggi ci attanaglia.